Quando ero piccola non mi ricordo proprio tutto quello che è successo, però mi ricordo che mi piacevano tanto i giochi movimentati come correre, saltare. Ho sempre fatto ginnastica ritmica fin da quando avevo 3 anni. Non giocavo con le bambole perché non mi piacevano più di tanto. Giocavo molto di più con le cose che normalmente vengono considerate da maschi, anche se in realtà dal mio punto di vista tutti i bambini devono avere la possibilità di giocare con quello che vogliono. Mi piaceva giocare con i Lego, mi piaceva giocare con i mattoncini, mi piaceva giocare con il tappeto elastico, ho sempre saltato tantissimo sul tappeto elastico. Io la robotica per la prima volta l'ho scoperta a 11 anni in un coder dojo. I coder dojo sono dei corsi di robotica e programmazione che vengono svolti in giro per il mondo per avvicinare bambini e ragazzi al mondo del coding e della robotica. Io ho sempre vissuto con i miei genitori e in campagna. E per me era normale vivere in un'ettara di spazio verde, per me era la normalità essere sempre in mezzo alla natura. Se fossi nata in un'altra epoca in cui non c'era internet, questo sarebbe stato sicuramente molto limitante, e invece essendo nata nell'era di internet e digitale mi ha permesso, anche essendo lontana da grandi città come Milano, di avere le stesse opportunità di un bambino di Milano. Ho costruito questo primo robot a 11 anni e per me era una cosa normale, nel senso pensavo che tanti altri bambini e ragazzi in giro per l'Italia avessero costruito un robot di quel tipo. In realtà ho scoperto che non era così tanto comune. Cercando online ho scoperto dei robot che per me erano spettacolari, i robot della Boston Dynamics che sono diventati famosissimi, quindi tutti li dovrete conoscere in qualche modo. Robot che saltano, fanno capriole, camminano in mezzo alla neve, fanno ginnastica, ballano addirittura. A me questi robot affascinavano, però non mi bastava vederli in video come per la maggior parte delle persone. Io volevo andare a conoscere i creatori, che erano all'MIT di Boston, perché la Boston Dynamics è uno spin-off dell'MIT, e io volevo proprio raggiungere quel luogo. Ho cominciato a cercare qualsiasi indirizzo mail di persone che lavorassero all'interno dell'MIT e ho mandato mail. E poi però un dipartimento mi ha risposto, del progetto Ducky Town, mi hanno scritto e hanno scritto che potevo in qualche modo essere parte del loro progetto. E così io ho passato l'intera estate a Boston, è stato spettacolare stare in quell'ambiente, in un ambiente completamente diverso dall'Italia. Io all'MIT ho scoperto un mondo diverso, ho scoperto che tutto poteva essere imparato giocando e divertendosi, anche le cose più complesse e più difficili sempre potevano essere imparate giocando e divertendosi. Quando sono tornata ho cominciato un po' per gioco a insegnare robotica a qualche bambino e all'inizio pochi bimbi, era un gioco, e poi man mano mettendolo sui social la cosa è cresciuta sempre di più. A 16 anni ho cominciato a insegnare robotica in maniera molto più strutturata e a molti più bambini, cominciamo anche ad andare in qualche scuola. E poi la cosa è cresciuta sempre di più in maniera esponenziale, fino a quando poi ho incontrato Francesco Valdassare che è diventato il mio socio, e abbiamo trasformato quello che era un semplice insegnare robotica in 4 mesi siamo diventati da sconosciuti a soci fondatori di OffPassion. Io stavo scrollando la home di Facebook e una mia ex professoressa aveva condiviso un articolo di una famosa rivista che aveva proprio un titolo a chiappa like. Ragazzina di 15 anni vola da San Michele, provincia di Alessandria, all'MIT di Boston. Io a quel tempo laureato in informatica, che lavoravo già come consulente ma che non mi trovavo molto bene nel mondo del lavoro, mi accorgo di questa cosa, di questa ragazzina che a pochi chilometri da casa mia a 15 anni era arrivato nell'Olimpo dell'informatica mondiale, cioè l'MIT di Boston. Un click, richiesta d'amicizia, e qualche mese più tardi, sempre su Facebook, questa ragazzina torna da Boston con questa idea, se vogliamo pazza, di creare una scuola totalmente diversa da quella italiana, proprio qua in Italia, e cerca qualcuno che le dia una mano. Mette un annuncio, sempre su Facebook, cercasi.
io quando ho visto quell'annuncio ho detto questo è il mio momento. Non sapevo cosa sarebbe successo, ma sapevo che quello sarebbe stato il mio momento. Così abbiamo fatto un lungo colloquio che è durato 3 ore, in cui io facevo il colloquio, io di 16 anni facevo il colloquio a lui di 24, che è una cosa assurda, però per me era normale, nel senso io dovevo capire se era la persona giusta. E così lui aveva un altro lavoro, faceva un lavoro come consulente aziendale a tempo indeterminato, e però abbiamo cominciato a collaborare all'inizio alla sera, nel weekend, cominciavamo a fare qualche attività con bambini e ragazzi nel weekend, e poi man mano la cosa è diventata sempre più strutturata, fino a quando lui ha deciso di lasciare il suo lavoro a tempo indeterminato e scegliere di inseguire i suoi sogni. OffPassion è un'azienda di robotica educativa che utilizza, di nuovo, la robotica come mezzo per insegnare qualsiasi cosa. Formazione a 360 gradi, partiamo dai bambini più piccoli, dai 2 o 3 anni di età, fino, noi diciamo, ad arrivare ai 99 anni di età, nel senso che coinvolgiamo adolescenti, adulti di qualsiasi genere, insegnanti che vogliono magari portare il nostro metodo educativo all'interno delle loro classi per fare qualcosa di un po' più innovativo, e poi c'è tutta la parte legata alle aziende. Tantissime realtà ormai ci chiamano per team building, corsi di formazione strutturati, in cui noi proprio attraverso il gioco e la robotica andiamo a lavorare sulle problematiche, se ce ne sono, oppure sullo sviluppo di competenze necessarie per il lavoro, appunto, che servono. Poi è stata molto soddisfacente anche riuscire a fare le nostre attività prima del Covid in giro per l'Europa, riuscire a portare le nostre attività in inglese anche a tanti bambini che non vivono in Italia. L'abbiamo fatto in manifestazioni, eventi, sia con i bambini che con gli adulti. E questo è stato molto soddisfacente e ci ha portato molta voglia di continuare a farlo per fare in modo che tutti i bambini del mondo possano imparare in maniera diversa. Io tra 10 anni vorrei essere riuscita a cambiare il mondo dell'education, vorrei essere riuscita a creare la nostra scuola in cui i bambini e i ragazzi proprio dall'asilo fino all'università possano imparare giocando, avere delle persone che hanno fatto il percorso scolastico con noi e sono felici della loro vita, di quello che hanno imparato, e nella loro vita fanno davvero qualcosa che li rende felici a lungo termine.